Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo Apple Quick Tip. Prima di cominciare il nostro Quick Tip, mi voglio ancora scusare se in questo periodo sono un attimo assente nel realizzare videoblog, ma appunto la scuola, come già vi dicevo tempo fa, mi prende molto tempo. Però ho già in mente qualche nuovo videoblog che vedremo prossimamente, anzi molto molto presto, con qualche idea e guida molto interessante e particolare. Ma ritorniamo all'argomento Apple Quick Tip e vediamo il Quick Tip di oggi. Il Quick Tip di oggi lo dedichiamo all'interazione fra un testo e alcune applicazioni. Può ad esempio capitare che mentre leggiamo un testo di una pagina web con Safari, troviamo alcune parti interessanti che vogliamo ad esempio condividere con un amico via mail perché o ci serve per lavoro, vogliamo informarlo e quindi possiamo inviare questo testo per email, oppure troviamo qualcosa di interessante, una parola che non conosciamo e che vogliamo ricercare, oppure vogliamo scrivere un promemoria con quel testo, o magari per ricordarci di comprare quella cosa particolare o di ricercare un argomento, oppure per creare semplicemente un documento di testo con quel testo perché ci piace e vogliamo conservarlo sul nostro Mac. Beh, ovviamente ognuna di queste possibilità è facilmente realizzabile. Basta fare ad esempio un copia e incolla del testo per inserirlo all'interno di una mail, di una promemoria, di un campo di ricerca Google e così via. Ma esiste anche un'altra maniera, forse più divertente e sicuramente più rapida, in classico stile, diciamo, Apple, con un semplice drag and drop. Ma meglio di che cosa si tratta per capire questo concetto che sicuramente vi ritornerà utile. Supponiamo il caso di avere in una pagina web, ad esempio questa, del testo che ci interessa. Ad esempio, questa pagina riguarda i nuovi libri di testo presentati da Apple 2 giorni fa col suo keynote. E vogliamo informare un nostro amico o un nostro collega che ancora non conosce questo nuovo metodo di leggere i libri, di crearli. Teoricamente, quindi, noi possiamo selezionare il testo che ci interessa, ad esempio che cosa sono i libri di testo o che cosa portano come rivoluzione, aprire mail, creare un nuovo messaggio mail, copiare il testo della pagina di Safari e incollarlo nella nuova mail. Questo ovviamente è un processo comunque rapido e più familiare, ma esiste anche un altro metodo, sicuramente comunque intuitivo e ugualmente rapido, anzi più rapido. Supponiamo ad esempio il caso di voler inviare per mail questa introduzione, questo paragrafo. Noi quindi lo selezioniamo così e per inserirlo in una nuova mail possiamo o come ho detto con un metodo classico copiarlo, aprire mail, creare una nuova mail e incollarlo. Oppure per fare tutte queste cose nello stesso istante contemporaneamente c'è questa maniera. Selezionate il testo e poi con il drag and drop portatelo sull'icona di mail nel dock. Così. E rilasciamolo sopra mail. Eccolo qua. Automaticamente mail crea un nuovo messaggio con contenuto il testo che abbiamo trascinato. Il testo mantiene la sua formattazione originaria, ma comunque noi l'abbiamo incollato, diciamo, copiato e incollato su un nuovo messaggio mail. Ora non ci resta che inserire il destinatario, l'oggetto e inviarlo. Oppure, se vogliamo, aggiungere del contenuto aggiuntivo. Come vedete, è una maniera ancora più rapida per, diciamo, copiare e incollare testi, quindi far interagire del testo di una pagina web con, ad esempio, mail. Ovviamente questo non si limita solamente a mail, possiamo ad esempio avere la necessità di mantenere il testo sul nostro computer perché ci piace, vogliamo comunque conservarlo. Teoricamente quindi noi dovremmo copiare il testo, aprire ad esempio TextEdit e incollarlo, ma c'è una maniera ancora più rapida. Sempre con il drag and drop, infatti ci basterà trascinare il testo così o sulla scrivania, il che è più a portata di mano, o comunque all'interno di una finestra del Finder. Così rilasciamo e automaticamente viene creato un documento di testo. Come vedete, il documento di testo contiene esattamente il testo che abbiamo trascinato dalla pagina web, ovviamente con la stessa formattazione, ma comunque è conservato sul nostro
Mac, e qua possiamo consultarlo, modificarlo e così via. Anche questa è in maniera molto rapida per creare nuovi testi, mantenere e conservare testi da pagine web o comunque dal web sul nostro Mac. Analogamente possiamo far interagire il testo di una pagina web con tante altre applicazioni, in particolar modo con quelle già integrate nel sistema, ma ugualmente anche con altre applicazioni. Dipende se le applicazioni di terzi supportano tale processo. Per sempre collegarci ad applicazioni già integrate, possiamo ad esempio prendere il testo e trascinarlo sopra l'icona di promemoria, appunto per creare subito un promemoria con quel testo, oppure se abbiamo una parola che non conosciamo, ad esempio selezioniamo iPad, mettiamo il caso di non sapere esattamente cosa sia, prendiamo e lo trasciniamo sopra l'icona di dizionario. Eccolo qua, dizionario, e dizionario si aprirà con la definizione di iPad in primo piano. Oppure, se vogliamo ricercare iPad con Google, abbiamo anche in questo caso una maniera ancora più rapida. Anziché copiare il testo, aprire una nuova pagina di Safari, aprire Google in primo piano e copiarlo, oppure copiare il testo e incollarlo nella barra di ricerca rapida di Google in Safari, qua in alto, abbiamo un altro metodo. Prendere il testo che vogliamo ricercare e trascinarlo sopra l'icona di Safari. Safari aprirà automaticamente una nuova pagina con quel testo impostato automaticamente nella barra di ricerca Google. In questo modo così ci risparmia un po' di tempo, qualche secondo, ma comunque secondo importante. Ovviamente le possibilità di interagire con il testo non si fermano qui, ma per questo quick tip mi interessava concentrarmi soprattutto sull'interazione del testo tra Safari e alcune applicazioni già integrate. Ovviamente, come vi ho detto, ciò non esclude che il testo possa interagire anche con applicazioni di terzi. Ad esempio, se avete l'app Twitter, potete selezionare del testo, trascinarlo sopra l'icona di Twitter, il quale creerà automaticamente un nuovo tweet con il testo selezionato. Detto ciò, io vi saluto. Concludo così questo Apple Quick Tip. Ovviamente, vi ripeto, le possibilità si estendono ad altre applicazioni, ma questo lo vedremo magari in altri Quick Tip. Io quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo Apple Quick Tip. Ciao a tutti!